Spareggio salvezza in onda quest'oggi all'Angelo Moratti. Tavernelle e Lama hanno un disperato bisogno di punti, nonostante il campionato sia ancora alle prime battute, dove i valori delle squadre devono ancora emergere completamente. Valentini adotta un 4-2-3-1 con Russo unica punta. Il sacrificato di turno è ancora Cacciamano, che siede in panchina. Borgo invece si affida al duo Bartoccini e Braccalenti con l'intento di scardinare la difesa locale. Partita avara di emozioni, condizionata dalla paura di soccombere nel risultato. Prima azione da gol al settimo minuto. I gialloverdi si affacciano per primi nell'area bianconera. Cerboni prova ad impattare il cross di Ceccomori, ma la sfera si spegne a lato. Tentativo velletario al nono minuto per il Tavernelle. Salvucci scarica per la corrente Polpetta, ma il suo tiro dal limite è troppo impreciso per impensierire Mariangioli. Al dodicesimo invece è Vitali che si coordina egregiamente per la battuta dalla distanza, ma il fendente decolla troppo alto. Finalmente si vede il Lama dalle parti di De Marco. Al ventiquattresimo cost to cost di Braccalenti, che in velocità elude la difesa giallo-verde, ma il porterone si supera deviando in angolo. Finale di primo tempo con suspense, mischia furibonda in aria sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Polpetta impegna Mariangioli, che si ripete sulla ribattuta di Antolini. Poi ancora la difesa del Lama a salvare all'ultimo tuffo la conclusione di Russo, che rimane a terra. Proteste locali per un contatto non rilevato dal signor Vitali della sezione di Perugia. Con le riprese e il commento di Mauro Fiorucci passiamo al secondo tempo. Al nono minuto Fiorucci evita una bella ripartenza del Lama, che però insiste e con caparbietà passa in vantaggio. Dialogo tra Laurenzi e Lignani, che indisturbato mette nel sacco penetrando centralmente. 0-1 per gli ospiti. Scende il silenzio all'Angelo Moratti, la paura di soccombere destabilizza i padroni di casa, rinvigoriti però da Valentini, che effettua alcuni cambi e passando a due punte. Ecco che quindi parte la riscossa dei gialloverdi con Russo, che al sedicesimo impegna ancora Mariangioli, abile, a respingere da due passi la conclusione del numero 9 di casa. Pressione che si accentua nei minuti finali. Al 39esimo pareggio locale grazie a Polpetta, che serve un dolcetto ad Andreoli. Il centrocampista si traveste da prima punta e di testa mette nell'angolino. Il pareggio sembra accontentare le due squadre, ma nei secondi finali sale in cattedra Arcioni, che vede libero dall'altra parte Russo. Il bomber indisturbato gonfia la rete e regala tre punti pesanti a Valentini e compagni. Risultato finale Tavernelle 2 Lama 1. Partita per lunghi tratti bloccata e nervosa a causa dell'importanza della posta in palio. Valentini azzecca tutti i cambi e supera un Lama tutt'altro che rinunciatario, distanziandolo di due punti in classifica. Allora mister, partita nervosa, probabilmente condizionata dall'importanza del risultato, decisa negli ultimi 5 minuti, a vostro sfavore diciamo. Sì, partita importante perché c'era una posta in palio altissima per uscire dai bassi fondi della classifica. Abbiamo diciamo giocato alla pari del Tavernelle, alla fine ci sono state due piccole disattenzioni che hanno permesso a loro di vincere e a noi di riportare a casa zero punti. Eravamo passati in vantaggio, abbiamo avuto delle occasioni per andare anche sul 2-0, forse probabilmente anche un po' ingorde da parte dei miei giocatori. Però il calcio è questo, il calcio fino a che l'arbitro non fischia alla fine non bisogna mai arrendersi, non bisogna mai fermarsi. Ripeto, abbiamo preso due gol su due disattenzioni nostre. Va bene, grazie mister. Allora mister, partita per lunghi tratti forse condizionata dall'importanza del risultato e poi decisa nel secondo tempo, negli ultimi 5 minuti, forse grazie alla voglia di ribaltarla, una voglia che probabilmente ha premiato il Tavernelle e il Lama ha dovuto diciamo soccombere alla fine. Allora guarda, senza togliere niente a nessuno, queste sono le partite che piacciono a me, perché il calcio è questo qua, non devi mai mollare, soprattutto quando sei in difficoltà devi stare sul pezzo e pensare che la partita non è persa fino al 95esimo. La mia squadra oggi
ha fatto questo, sono estremamente contento di quello che ha fatto. I ragazzi si stanno impegnando dal 31 luglio, ci abbiamo qualche difficoltà a livello di infortuni, purtroppo sembra una condanna che ogni domenica perdiamo uno, due, tre giocatori. Non abbiamo mai schierato una formazione tipo, però detto questo devo fare un grande elogio ai miei giocatori, perché non hanno mai mollato, ci sono sempre allenati con serietà, e credo che oggi siamo stati premiati in una partita dove credo che abbiamo rischiato poco o niente, senza nulla togliere al Lama, che è una grossa squadra. Abbiamo avuto tantissime occasioni, abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna perché potevamo far gol prima. Poi quando siamo andati sotto, è logico che abbiamo avuto 5-6 minuti di sbandamento, però poi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, che è quello che è necessario per ribaltare certe partite. Ci siamo riusciti, credo che questi ragazzi vanno elogiati. Voglio fare una piccola polemica: qua noi siamo il Tavernelle, non c'è gli ex del San Sisto oppure altri giocatori, siamo una squadra. Abbiamo iniziato un percorso insieme, credo che lo stiamo anche facendo abbastanza bene, con qualche difficoltà, ma era normale, siamo una neopromossa. Questo è un campionato molto equilibrato, difficile, può vincere con tutti e perdere con tutti. Credo che siamo sulla buona strada, però indubbiamente quello che abbiamo fatto finora non basta, perché dobbiamo fare e possiamo fare di più. Se la bendata ci dà una mano nel senso di infortuni eccetera eccetera, secondo me possiamo sicuramente ben figurare in un campionato molto 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 difficile ed equilibrato. Grazie.